sgominata dagli agenti della mobile della questura di Sondrio una banda di pusher di origini marocchine. Spacciavano eroina e cocaina nei boschi sopra Morbegno. Il modello Bilbao sbarca a Sondrio. L'amministrazione Scaramellini punta una smart city con tanto di ascensore che colleghi il centro a Castelmasegra. Parata di maschere domenica in piazza Bertacchi a Chiavenna. Un successo il carnevale degli oratori. Vince il carro di Samolaco dedicato all'unione delle parrocchie. Fine settimana l'insegna dello sci under 12 a Santa Caterina Valfurva. Ad organizzarlo Cancro Primo Aiuto e Oltre CPA. Sulla Compagnoni Cuccioli e Baby. Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. C'è la cronaca in apertura. Importante operazione antidroga, quella condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Sondrio, coordinati dal sostituto procuratore Antonio Cristillo. Arrestati 7 pusher di origine marocchine che avevano allestito la loro piazza di spaccio nei boschi lungo la provinciale della Valgerola. Il servizio. Il folto del bosco come piazza di spaccio, al riparo ad occhi indiscreti, annidati in vecchi rustici, collegati al mondo esterno dal telefonino cellulare con cui contattare clienti ed essere contattati. È la nuova frontiera dello smercio di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina, giunte in Valtellina tramite pusher di origini marocchine che dall'Interland milanese si spostavano in valle per piazzare la droga a frotte di assuntori provenienti da tutta la Valtellina. Epicentro del traffico i boschi situati al confine, fra i territori di Morbegno e Cosio Valtellino, lungo la provinciale numero 7 che conduce in Valgerola. La squadra mobile della questura di Sondrio ha concluso pochi giorni fa un'attività investigativa che ha permesso di smantellare una vera e propria area di spaccio che si era creata a Morbegno sulla strada provinciale numero 7, e arrestando 7 soggetti di origine marocchina che svolgevano lì una continua attività di spaccio, nascondendosi nei boschi e uscendo solo esclusivamente per consegnare la dose ordinata dagli assuntori. Ad essere arrestati dopo un'attività di appostamento ed investigazione partita nel novembre dello scorso anno, extracomunitari che, suddivisi in due gruppi, neanche tanto collegati fra loro, si davano un gran da fare nell'attività di spaccio, riuscendo a servire fino a 50 clienti al giorno. 3.000 le cessioni di droga accertate, 200 gli assuntori individuati e un netto di sostanza stupefacente sequestrata fra eroina e cocaina. Erano ben organizzate, queste tipologie di spaccio si stanno un po' sviluppando in tutta la Lombardia, nel Bresciano, nel Comasco, nel Lecchese, e abbiamo notato che questi soggetti avevano anche preso di mira la Valtellina, ottenendo tra l'altro anche un numero cospicuo di assuntori di sostanza stupefacente che si recavano lì sapendo di trovare sempre qualcuno e sempre disponibilità di eroina e cocaina. Il primo blitz degli agenti della questura, scattato nella serata del 28 gennaio scorso, ha permesso di arrestare 4 persone, di cui 3 cittadini marocchini, un 20enne residente a Modena, un 26enne di Milano, un 29enne domiciliato a Paullo e Francesco Farano, cittadino italiano, 27 anni, residente a Segrate, con precedenti per spaccio. 3 invece cittadini marocchini fermati nella mattinata del 21 febbraio scorso, 2 28enni e un 24enne. Sono soggetti non regolari Sul territorio italiano e senza fissa dimora, pertanto difficilmente identificabili, utilizzavano telefoni dedicati e pertanto anche difficilmente aggredibili da quel punto di vista investigativo. E proprio per questo, senza nulla da perdere, tant'è che una volta raggiunta la Valtellina, i covi nel bosco vi rimanevano per giorni, sfidando il freddo, accovacciati in vecchi rustici, dove dormivano per terra e mangiavano cibi spesso forniti dagli stessi assuntori, magari pagati per l'incomodo, con una dose di sostanza. Ceduta, va detto, a prezzi ritenuti modici, 20 euro per un grammo di eroina e 60 per un grammo di cocaina. Ed è senza soluzione di continuità l'attività di controllo delle piazze di spaccio posta in essere dagli agenti della questura, svolta su più fronti, come spiega Gerardo Acquaviva, questore di Sondrio. Sentiamo.
È un impegno a 360 gradi quello messo in campo dagli agenti della Questura di Sondrio, guidati da Gerardo Acquaviva, rispetto alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'ultima operazione, quella presentata oggi ai media in conferenza stampa, rappresenta uno dei tasselli del puzzle, ma l'attività di repressione del fenomeno si snoda su più fronti. Beh, sono due le linee di intervento e di strategie di prevenzione e di contrasto. Una, naturalmente, è quella che ha come perno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quindi le varie circolari del Ministro dell'Interno, del Capo della Polizia a livello provinciale, attraverso vertici fatti nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduti dal Prefetto. In quella sede noi abbiamo condiviso a tutte le forze di polizia una strategia di prevenzione che vede attraverso i controlli una naturale attività di prevenzione, quindi controlli in ambito scolastico, controllo presso stazioni ferroviarie, luoghi di aggregazioni, parchi, piste sciistiche, insomma, luoghi di turismo. Nello stesso solco, ma di diverso imprinting, l'attività di polizia giudiziaria posta in essere dagli agenti è tesa a reprimere un fenomeno, quello dello spaccio, sempre più insidioso anche in ragione delle nuove modalità sperimentate dai pusher. Poi un'altra attività che è quella che fa perno principalmente sulla direttiva dell'autorità giudiziaria e quindi in questo caso del procuratore Gittardi e dei vari pubblici ministeri che hanno seguito le indagini. Quanti gli agenti impiegati in questa operazione in particolare? Ma intanto tutta la squadra mobile e anche talvolta come attività di appoggio le volanti e il reparto prevenzione crimine della Lombardia, del Piemonte. Complessa l'attività investigativa posta in essere proprio in ragione della particolarità della piazza di spaccio che ha richiesto l'utilizzo ad esempio di telecamere utili ad effettuare riprese da distanze notevoli. Filmati indispensabili a ricostruire il giro di droga, i passaggi di sostanze dai pusher agli assuntori, che venivano fatti avvicinare in auto ad uno in modo organizzato e tale da evitare che potessero incontrarsi, sotto l'occhio vigile di una sentinella posta a supervisione del luogo deputato allo scambio e con il pusher che si avvicinava all'auto lo stretto necessario per passare la merce all'avventore, invitato a sporgersi dal finestrino. Professionisti del mestiere, insomma, sui quali però gli agenti sono riusciti ad avere il sopravvento in stretta simbiosi con la Procura della Repubblica di Sondrio, atteso che l'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Antonio Cristillo. E restiamo alla cronaca. Si è svegliato oggi a mezzogiorno dallo stato di coma farmacologico in cui si trovava presso l'ospedale di Bellinzona Cristian Scaramella, 45 anni di Samolaco, padre di Federic, il ragazzo di 17 anni che ha trovato la morte domenica sul Monte Barna in Val Mesolcina. Del tutto presente e consapevole di quanto accaduto, ovvero dell'incidente in motoslitta occorso mentre stava compiendo un'escursione col figlio alle alte quote fra la piana di San Sisto e il confine elvetico. Nelle prossime ore, compatibilmente col suo quadro clinico generale, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal momento che ha subito, a causa del volo nel burrone, fratture multiple, soprattutto ai polsi, coi quali reggeva il mezzo. Ancora alcun nulla osta la sepoltura di Federic al momento giunto, massimo il riserbo da parte delle autorità elvetiche, grave il lutto a Samolaco. Presentata oggi la nuova Sondrio, parliamo del novello piano generale del traffico urbano. Tanti punti che compongono questo particolare progetto di Smart City, punto di forza nei propositi preelettorali dell'attuale sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini. Vediamo il servizio. Il modello Smart City, tra i punti di forza della campagna elettorale della Giunta Scaramellini, prende vita e lo fa attraverso il nuovo piano generale del traffico urbano presentato nella tarda mattinata di oggi nei locali di Palazzo Pretorio a Sondrio. Corposa la lista degli obiettivi elencati nella carta delle criticità del territorio comunale, dal nucleo storico e la ZTL all'area di Castelmasegra, dell'ex Fossati di Moncucco e Ponchiera, e poi la sosta e le zone del centro città, oltre alla ciclabilità e all'accesso da est e l'area dell'ospedale. Inoltre l'area di accesso dal sud cittadino, i nuovi attrattori urbani e poi l'accesso da ovest con quanto concerne il parco Bartesaghi e ancora le zone di Mossini, Sant'Anna, Pradella, Triangia, oltre ad un altro tema ricorrente, quello del trasporto pubblico. Puntiamo a una città smart,
E adesso con questo studio cercheremo di porre le basi per tutto ciò che riguarda viabilità, parcheggi, traffico e in particolare con grande attenzione alla vivibilità della città. Il piano, affidato nella sua realizzazione alla ditta Meta di Monza, è stato presentato dall'ingegner Andrea De Bernardi. Noi prevediamo che questa fase di ascolto si concluda, diciamo, nel mese di marzo. La fase di analisi dopo Pasqua, a giugno-luglio si potranno discutere le strategie. Una volta discusse le strategie ci sarà la fase di redazione tecnica del piano vero e proprio, per cui a settembre-ottobre ci sarà la bozza di piano. A mutare, assieme alla concezione di città lungo un work in progress proiettato verso un futuro sempre più concreto, il continuo rapporto con i cittadini, chiamati direttamente in causa per poter indirizzare, attraverso questionari che verranno loro sottoposti dai vigili urbani, le scelte più adeguate alla città di Sondrio. Già fissato il calendario degli incontri. Il 12 marzo prossimo, lungo un calendario nel quale figurano tanti anglicismi, riunione con tutti gli enti coinvolti nel New Deal sondriese. Lo stesso giorno, in programma anche un meeting con le categorie nella cornice informale di un work café. Nel concreto, un incontro degli enti interessati attorno ad un caffè. A seguire, il 19 marzo, assemblea pubblica alla quale farà seguito, tra l'11 ed il 31 dello stesso mese, la distribuzione dei questionari riservati ai cittadini. Per quanto concerne il piano di attuazione legato al traffico, tutte le indagini riguardanti i problemi viari cittadini e la sosta saranno invece affrontate nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 15 marzo. Una nuova concezione di intervento cittadino che pone i residenti come referenti centrali nelle trasformazioni in atto. Questo è almeno quello che il primo cittadino Marco Scaramellini prefigura per il capoluogo valtellinese. Conteggi di traffico, interviste agli automobilisti in ingressi, questionari, incontri conviviali, una nuova politica dell'ascolto. Un programma che prevede una serie di interviste agli automobilisti per verificare le loro abitudini, i loro stili di mobilità. E tra le proposte brilla la realizzazione di un ascensore che colleghi il centro cittadino con la parte alta della città, quell'area di Castelmasegra già obiettivo del restyling. Un'idea, questa, già lanciata in passato dall'architetto Piercarlo Stefanelli, vice sindaco di Sondrio durante un mandato della giunta Molteni. Un'idea, sì, che solletica, fa anche un po' paura, perché si pensa soprattutto alla sostenibilità economica di un intervento, ci si chiede se i numeri lo consentono. Abbiamo inserito all'interno dello studio, ecco, anche la possibilità di valutare un intervento di questo tipo. Un anno e 10 mesi di reclusione, la pena inflitta oggi dal Tribunale di Sondrio ad Oscar Barbetta, 67 anni di Ardenno, finito sotto processo con l'accusa di essersi appropriato di somme di denaro, delle quali aveva la disponibilità giuridica in veste di sindaco di Tartano nel 2012, a seguito di rimborsi spese di missione di viaggio non dovute. Si tratta di appropriazioni di lieve entità, 180 euro in un caso e 170 in un altro, per spese di rifornimento carburante, quelli di cui è stato riconosciuto responsabile, tuttavia sufficienti a condannarlo, seppur con tutte le attenuanti generiche del caso e con la concessione di entrambi i benefici di legge. Barbetta è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata sempre di un anno e 10 mesi, non doversi procedere o assoluzione, perché il fatto non sussiste per tutti gli altri capi di imputazione formulati. Grande partecipazione alla sfilata per le vie del centro cittadino di Chiavenna domenica scorsa. Grandi e piccini stregati dalla magia del carnevale organizzato dagli oratori della valle, con la partecipazione della Proloco della città del Mera e ad imporsi su tutti il carro di San Monaco. Vediamo. Grande festa in maschera domenica a Chiavenna. Gli oratori della città, di San Lorenzo e San Fedele, uniti e coordinati da Don Lorenzo Pertusini, hanno organizzato una sfilata di carnevale con ritrovo in piazza Bertacchi, simpatica e colorata. 4 i carri presenti, uno in più rispetto allo scorso anno, con quello allestito dagli oratori di Chiavenna in pole position, carico di freddolosi pinguini, anche se il clima di domenica scorsa in piazza non era proprio artico. Noi oggi abbiamo predisposto un carro, che è il carro dei pinguini, come vede io sono conciato proprio da pinguino, e abbiamo coinvolto tutti i bambini del nostro oratorio, gli animatori, più di 100 bimbi. E quindi che verso fa il pinguino? Il pinguino me l'hanno chiesto prima, io che dove faccia... Così, anche se in realtà non l'ho mai sentito.
A seguire il carro dell'oratorio di Piuro, dedicato ai 90 anni di Braccio di Ferro, Papai, personaggio che esordì il 17 gennaio del 1929 e che è stato impersonato per l'occasione da Don Romano Polonia, parroco di Piuro e di Villa di Chiavenna, con pipa in tema e al fianco una perfetta Olivia. Carro allestito in una sola settimana da una ventina di ragazzi del posto. È stato allestito un carro su Braccio di Ferro, sono i 90 anni di Braccio di Ferro, quindi abbiamo avuto l'idea di fare questa barca, se così si può dire, che rappresenta la barca di Braccio di Ferro. È la prima volta che partecipate o anche in passato? No, è la prima volta col Don Romano, ha deciso lui di mettersi in gioco e abbiamo fatto questo carro tutti insieme, quindi è la prima volta. E poi ancora l'allestimento dell'oratorio di Villa di Chiavenna, molto curato, realizzato da una ventina di ragazzi e ragazze e dedicato al simbolo di Villa, la Gra. La Gra è un locale tipico di Villa dove vengono essiccate le castagne e abbiamo pensato di riproporlo per fare conoscere un po' meglio questo simbolo, diciamo, del nostro paese. Ultimo ma non ultimo il carro di Samolaco, intitolato Samo Lego. Tanti pezzi di Lego che insieme fanno una sola parrocchia, quella posta in capo a Don Giuseppe Paggi, assente solo perché infortunato. È un Lego, l'abbiamo chiamato Samo Lego, visto che è stato raggruppato le tre parrocchie del comune e adesso è una comunità unica. A quali sono le parrocchie? San Pietro, Era e Somaggia. E funzionano le parrocchie unite? Adesso che all'inizio sembra di sì, speriamo che continui e sarà sempre meglio. E poi tutte le maschere singole e le maschere in gruppi che hanno partecipato alla selezione, organizzata dalla locale Proloco, presieduta da Andrea Sorrenti, sul palco per le premiazioni insieme agli animatori, bravissimi, Manuel 5 e Davide Bernia. Premiati fra i bambini, Denis nei panni di Gargamella, terzo classificato, seguito dalla Risa, vestita da zombie, e da Lucia nei panni della Statua della Libertà. Per tutti caramelle, giochi, pergamene ricordo e foto di gruppo. Per la sezione gruppi, terzo classificato, le Cirque du Sorel, inteso come il Sorel del Crotto, formato da 15 persone, bellissimo. Seguito da Alicia nel Paese della Meraviglia con 8 figuranti. Primi classificati 12 aprile 1961, perfetta rappresentazione del primo viaggio nello spazio. Nella categoria adulti, terza Cica, Erika Di Blasi, secondo il Pagliaccio di Renzagini e primo il comandante di fregata Renato Rota, incontenibile. Fra i carri proclamato vincitore, Samo Lego e Carnevale Sia. Attivare un tavolo tecnico permanente tra ANAS e Coldiretti per delineare insieme l'attuale situazione dei fondi e procedere con il conseguente calcolo degli indennizi ai proprietari agricoli e alle aziende. È la decisione assunta ieri a Palazzo Lombardia nell'ambito di un incontro che ha sancito l'avvio di una prima fase di interlocuzione fra Regione, ANAS e Coldiretti in merito agli espropri della tangenziale di Tirano. All'incontro presieduto da Massimo Sertori, assessore regionale agli enti locali, montagna e piccoli comuni, hanno partecipato i vertici di ANAS e Coldiretti, il sindaco di Tirano Franco Spada e il sindaco di Villa di Tirano Franco Marantelli. Dalla riunione è emersa la necessità di fornire informazioni puntuali ai proprietari dei terreni espropriati attraverso l'istituzione di punti informativi temporanei ai quali potersi rivolgere nei comuni di Tirano e Villa e nelle sedi ANAS di Sondrio. Sono stati conferiti lo scorso sabato i premi Professionalità 2019, i riconoscimenti istituiti dal Rotary Club Bormio Contea, consegnati a tre realtà aziendali del comune dell'Alta Valle. Vediamo il servizio. Una vera e propria standing ovation per tre aziende bormine entrate a pieno diritto nell'albo d'oro delle attività produttive locali, Skitrab, Brielli e Vitali, che sabato 23 febbraio nella sala della Banca Popolare di Sondrio sono state insignite del premio Professionalità 2019 istituito dal Rotary Club Bormio Contea. Al rituale tocco della campana, la presidente Silvia Cavazzi ha chiamato sul palco Daniele e Adriano Trabucchi per l'azienda Skitrab, produttrice di sci alpinismo fondata 70 anni fa dal capostipite Giacomo, un falegname con
la passione delle resine. Roberto e Sergio Brielli, succeduti al papà Carlo, imprenditori arrivati oggi alla produzione di ben 14 quintali di dolciumi al giorno, nipoti del temerario pasticcere Teodosio, lungimirante creatore delle caramelle Alpino Mugo, destinate ai pazienti affetti da TBC in cura al Morelli di Sondalo. Infine, il trentenne Piero Brianzoni, formatosi tra Valenza Po e Londra, a rappresentare la quinta generazione di orafi che dal 1870 forgiano capolavori artigianali. Questa sera abbiamo conferito il premio professionalità per l'anno 2019 a tre aziende del Bormiese, aziende che si sono distinte per esperienza, per storia, per continuità. Tre famiglie alla continua ricerca della qualità e che hanno raccontato le loro storie di coraggio, alimentato da quella riconoscenza da parte dei clienti a premiare l'impegno, una concreta spinta a continuare. Realtà fiduciose nel proprio territorio, puntualizza Johnny Gritti, presidente di Confartigianato Imprese di Sondrio. La tematica questa sera presentata al convegno del Rotary ha evidenziato le qualità di tre aziende locali: Schitrab, un orafo Vitali, oltre Caramelle Brielli, che a mio avviso non fanno altro in pratica che porre in evidenza la qualità dell'imprenditoria locale. Gli ambiti riconoscimenti sono stati consegnati durante i colloqui Rotary con l'economia, finalizzati allo sviluppo socio-economico del paese con un occhio alle giovani generazioni. Contrastanti le riflessioni scaturite. L'obiettivo rotariano è quello di riuscire a togliere timore a tutti quelli che hanno paura dell'e-commerce in generale, che sono soprattutto commercianti. Si è parlato anche di Amazon, se può essere un'opportunità o se può essere un antagonista. Io credo che è un problema, ma è un problema chiaramente che non si può assolutamente sviluppare o bloccare. In linea con Gritti anche Fulvio Sosio, presidente degli artigiani di Bormio. Dobbiamo sostenere la produzione locale, i prodotti locali tipici, perché ci sono veramente tante aziende che stanno producendo prodotti di altissima eccellenza, per cui valorizziamo i nostri prodotti locali, perché senza questa valorizzazione non andiamo da nessuna parte. Il treno della neve è un vero successo. Bilancio positivo, quello dell'iniziativa promossa dalla compagnia ferroviaria Trenord in collaborazione col consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, partita nella stagione invernale 2016-2017, che ad oggi può contare un aumento costante del 20% annuo degli utilizzatori del servizio. Gli aspetti ecologici, pratici ed economici risultano per la totalità degli utenti tre plus vincenti del servizio, che continuerà fino al 7 aprile. L'offerta proposta per la Valmalenco include il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la regione fino alla stazione di Sondrio, dove il servizio shuttle dedicato esclusivamente ai clienti del treno, disponibile solo su prenotazione, porta direttamente agli impianti di risalita. Un vero trionfo lo scorso fine settimana, la prima parte del campionato regionale di sci alpino riservato agli atleti più giovani lungo le piste di Santa Caterina a Valfurva. Organizzatori dell'iniziativa, l'associazione Cancro Primo Aiuto e la Onlus Oltre CPA. Ecco il servizio. Un fine settimana da sold out lungo le piste di Santa Caterina Valfurva, a tenere banco tutto l'entusiasmo dei giovani atleti partecipanti al campionato regionale FISI di sci alpino 2019. L'evento organizzato dall'associazione Cancro Primo Aiuto e dalla Onlus Oltre CPA ed in collaborazione con gli sci club Lecco e Valsassina è andato in scena nelle giornate di sabato e domenica per quello che rappresenta il primo dei due atti dell'intera manifestazione, quello cioè dedicato agli under 12, competizione riservata ad atleti cuccioli, nati cioè tra il 2007 ed il 2008. E baby nati negli anni 2009 e 2010. Di tutto rispetto il parterre, quella pista intitolata Deborah Compagnoni, già teatro della Coppa del Mondo di discesa nel 2017. In questo campionato regionale sono stati coinvolti 600 giovani atleti, ne verranno coinvolti altri 600 nei campionati regionali dal 13 al 17 marzo, dedicato alla categoria children, ragazzi allievi, per cui sono 1200 famiglie lombarde che vengono a conoscenza con quanto che Cancro Primo Aiuto fa. Oltre a queste abbiamo tutte le manifestazioni del circuito FIS internazionale, che coinvolge altri 1200-1300 atleti, in questo caso provenienti da tutto il mondo.
In programma dal 14 al 17 marzo prossimi, nella stessa location, sfida tra gli under 16 children suddivisi tra le categorie allievi nati tra il 2003 ed il 2004 e ragazzi nati tra il 2005 ed il 2006. Dopo quello che ho alle spalle, io penso che possa solo e unicamente dare fiducia allo sci, dare voglia di continuare alla federazione e agli organizzatori. Questi mini atleti, quando finiscono questa manifestazione, l'unica cosa che diciamo è comportarsi bene, andare bene a scuola e continuare a sciare. Questo è quello che queste manifestazioni vogliono insegnare. Un'occhiata alla classifica registrata nella due giorni. Per la prova riservata alla categoria Baby 1 femminile, in slalom speciale primo piazzamento per Carlotta Pignaton Fagnani del GB Ski Club. Tra i maschi il nuovo campione regionale di disciplina è Mattia Cagnoni dell'Orobie Ski Team. Nella categoria Baby 2 nuova campionessa regionale è Vittoria Parigi dell'Orobie Ski Team. In campo maschile a vincere è Matteo Ciapponi del Revolution Ski Team. Categoria Cuccioli 1 per lo slalom gigante, per le prove femminili, titolo regionale conquistato da Alessia Oliva del Fly Ski Team. In campo maschile, prima piazza per Simone Migliorati dell'Orobie Ski Team. Per la categoria Cuccioli 2, tra le atlete nuova campionessa regionale è Nikon Giaquinto dello Sci Club Radici Group. In campo maschile si impone invece Raffaello e Monaco dello Sporting Livigno. Ed era questo l'ultimo servizio del nostro giornale. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordo che potete rivedere l'intero TG sul sito www.radiotsn.tv e i servizi sulle pagine Facebook e YouTube della nostra emittente. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.